Allora, Francesca, sappi che io inizio sempre con oggi mi è trovato. Difficile che tu non mi trovi perché sei venuto tu da me, dove lavoro. E tu cosa devi dire? E io devo dire niente. Perché lo dico io, inizio io. Benissimo, iniziamo. Oggi mi è trovato. Abbiamo finito subito. Non si possono dire parolacce, vero? Ok, avrete riconosciuto questa voce? Certo. Come no? La famosissima Francesca sta leggendo lì, certo. Di Radio Venere Sassari. Famosissima. Quindi Francesca è una speaker di Radio Venere. Sì. Non dovevamo dire la radio? Sì, la dobbiamo dire, dobbiamo fare anche pubblicità. Anzi, ascoltate la 90.0, tra un po' arriva anche la... No, vabbè. Manderò l'Iban al tuo... Sì. Ok? Per questa pubblicità. Io faccio due visualizzazioni. Magari quelle due non ci ascoltano e andiamo a... Smottrare. È il mercato. E quindi ne devo... Vabbè, non voglio niente per questa pubblicità. Va, grazie. Sei molto gentile. Allora, Francesca... speaker, giornalista, sì. Collabori con riviste, giornali, eccetera. Quello che interessa a me e a che tutti, è quello che io mi sto miei, chiedendo da quando me lo hai, dico cosa potrà interessare e a tutti i miei ascoltatori, che sono immagini. Io che riascolto le interviste che faccio. Ciao ascoltatori. Ciao. Bene, quello che mi interessa è sapere... No, perché io adesso sto immaginando gli ascoltatori, no, che stanno guardando... Amici ascoltatori... Voglio saperlo, cioè non dormo la tutti notte. Voi volete sapere... Lo per, so, perché Francesca fai questo? Cioè, perché scrivi? Perché parli alla radio, fai radio? Da dove nasce questa passione? Partiamo da quando eri piccola. Allora, se nasce da piccola, magari è nata... In realtà io ho sempre ascoltato, lo faccio relativamente da poco, nel senso che lavoro qui da più di 5 meno di 10, mettiamola così. Più di 5 meno di 10? Più di 5 anni meno di 10 anni. Ospite tipo nel 2017? Può darsi. Quindi è più di 5, meno di 10. Sicuro. Ci siamo, giusto, brava. Vedi, io sono venuto, scema, ma io sono venuto qui prima di te. Vedi? Quando io ancora... Quando tu ancora allora, non lavoravi qui. In realtà, io ho sempre ascoltato radio. Ok. Perché questo è uno di quei lavori che fai... allora, passione. Adesso faccio un... Apriamo con un po' di polemica, va? Sì, vai, subito. Allora, diciamo che adesso non in radio... Non parlo niente, questo l'ho già detto. No, no, ma non sto dicendo è una niente che mi può portare in galera, nemmeno te. Ah, meno male. No, perché ci sono già stato, no. Però. Personale, vabbè, personale. Quella, quando ti portavano le rance. Esatto. Vabbè, ognuno ha i suoi problemi. No, dicevo, ora anche in radio, soprattutto nei grandi network... Uh-huh. Lavorano anche molti personaggi che arrivano come al solito da reality, da sì. No? Perché insomma questo tipo di personaggi si annidano un po', devo dire, dappertutto, no? Ma perché secondo te? Perché pensano sia semplice, facile e quindi ok, buttiamoli perché dentro. Perché gli editori sono convinti che comunque siano un richiamo, è chiaro che nel momento certo, in cui tu sei un personaggio famoso, okay. È chiaro solo che io facile. Non avevo pensato a questa no, cosa, pensate, sono proprio... Oggi ti ho trovato bene. Perché uno dovrebbe capirne di musica, mettere le cose? E poi soprattutto, devi capirne di musica oppure no? Dipende da quello che fai. Ok. Se hai una... un programma o una rubrica che è basato essenzialmente sull'ascolto musicale, allora ti si richiede per forza di cose una cultura musicale di un certo tipo. Okay. Mi vengono in mente alcuni programmi, non so, Enrico Assante, no? Gino Castaldo, cioè stiamo parlando di critici musicali che hanno lavorato in radio e che insomma hanno fatto la storia anche della critica musicale in Italia. Se devi fare un contenitore di intrattenimento, la musica è come la linea editoriale per un giornale, no? Viene scelta direttamente da quello che è il target al quale la radio si rivolge. Quindi praticamente tu devi solo mandarla sostanzialmente, cioè tu in esatto, questo caso. Esatto, e quella è diciamo la differenza sostanziale che passa tra un DJ e uno speaker. Okay. Il DJ
è colui che mixa tutta una serie di brani musicali, sceglie in base a un tempo. Ma si lo speaker non può scegliere. Lo speaker può scegliere anche dipende in base dallo a quello che piano. Sta dicendo. È chiaro che se si tratta di una radio che trasmette solo musica italiana, è ovvio che tu speaker non puoi trasmettere un brano estero. Così come se una radio che ha un taglio pop, magari non trasmetti una suite di 10 minuti. Allo stesso modo, se è una radio rock, non trasmetti Laura Pausini. È vero che comunque no? devi mandare brani tipo di 3 minuti, questo è quello che io ho sempre sentito allora, sulle radio commerciali. Sono scelte editoriali, nel senso che dipende. Dipende appunto cioè, da quella che è la linea. La devi tagliare a 3 minuti. Ad esempio, noi non la tagliamo. Ecco, ad esempio anche noi trasmettiamo me... brani, ma ci sono dei brani che sono talmente amati, esatto, e talmente conosciuti se tagli Bohemian che Rhapsody, se cioè... tu tagli un brano come Bohemian Rhapsody, l'ascoltatore ovviamente cambia stazione, cambia stazione, si innervosisce. Non è che lo annoia, anzi quello dice ma come? Esatto. È arrivato a 3 minuti e la taglia. Magari se viene fuori un brano di un... XY come così, anche emergente, esatto, o quasi emergente, lo... diciamo che il trend, ma quello non dipende dalle radio, quello dipende da chi fa produzione musicale. Il sì. trend è sempre quello di andare a minutaggi sempre più ridotti. Se prima una canzone di 3 minuti e mezzo era una canzone breve, adesso diventa quasi una canzone lunga. Perché? Adesso ci sono Perché brani non c'è più attenzione di 2 minuti e 30, 2 minuti e 45. Io proprio oggi so. Stavo rileggendo come funziona la musica di David Byrne, si dice Byrne, quello di Talking Heads, sì. praticamente, dove lui dice che la canzone pop praticamente è nata perché quando sono nati i supporti doveva avere quella misura lì, è chiaro. E quindi quelli hanno iniziato a scrivere da 2 minuti e 20, 3 minuti. Ora devono stare lì. Ora, in realtà, che i supporti quindi anche sono... la radio può indurre sì, l'artista che scrive a, diciamo a che, fare una canzone breve. Per dire. Diciamo che ora che i supporti non esistono, sì. che tutto è assolutamente digitale. Però non c'è attenzione. Magari. Non c'è attenzione, nel senso che si va... anche nella costruzione di un certo tipo di brani commerciali, ma questo lo vediamo anche insomma da quello che viene ritornello fuori. Dopo esattamente cioè, hanno un tipo di scansione che è più simile anche ai jingle degli spot. Io a volte ci rido, però quando ascoltiamo magari qualcosa di nuovo, le cosiddette ultime uscite, spesso a me dici, diverte adesso fare il no ma proprio prendi che so la frase cardine di uno spot famoso e tu sai esattamente dov'è lo spazio, cioè ci sono dei brani che tu li senti e dici questo è scritto perché diventi un brano di magari un brand di telefonia. Sì, no? Sì, sì. Cioè arrivano a volte, faccio un nome ma tanto insomma, i Colors, no? I famosi Colors. Che venivano da Maria De Filippi, ma ci sono ancora? Non so, non li ho sentiti e non non so chiedere, necessità. Non chiedere. No, quando cioè, una cosa va bene non ti domandare perché va bene. Quando arrivava un brano dei Colors, io proprio ci giocavo su, no? Sapevi... 1000 minuti, 1 giga, no? 2 giga, no, in... cioè ci stavano sì. perfetti. E non a caso quasi sempre diventavano poi spot di telefonia o comunque di brand rivolti soprattutto a dei target molto giovani. È così che si fanno i soldi, ecco. È così che si fanno. Devo provare a scrivere una canzone così, fatta apposta. E poi, in realtà, attenzione, gran parte di coloro che poi vanno a scrivere queste cose sono dei musicisti che per forza di cose devono essere molto preparati. Ah, là, adesso... Perché... altrimenti non riesci a stare in quei range se non hai una preparazione per poterlo fare, no? Diciamo che è più semplice tra virgolette improvvisare qualche cosa, sì, ovvio certo. che nell'improvvisazione
se fai schifo si vede dopo 30 secondi, esatto. Se sei bravo continui ad arrivare, no? Però questo è già un discorso sul quale io entro fino a un certo punto, nel senso sì, che noi come radio tendiamo a, soprattutto adesso, a seguire quello che poi è il trend del momento. Il trend del mercato, che in questo momento, secondo il target di riferimento a cui tu ti vuoi rivolgere, il nostro non è un target dei ragazzini, chiede musica già conosciuta. Ok. Noi sappiamo, ci sono delle ricerche che oltre i 35 anni, forse solo chi suona è interessato a sentire qualcosa di nuovo. Quasi sempre, passati 35, tu ascolti quello che hai già ascoltato o ciò che somiglia a ciò che tu già hai ascoltato. Allora, io stavo per cadere in questo problema qua, cioè di... Ok, ma non puoi da musicista di nuovo? No, poi io ho detto, no, aspetta, devo cercare per forza qualcosa di nuovo che mi piaccia. E in realtà ho scoperto che c'è un sacco di roba figa. Ci sono molte DJ, tu ascolti... A me piace molto il post-punk. Mm-hmm. Fountain D.C. sono... Credo uno dei miei gruppi preferiti. Quindi poi per se dire, tu vai a vedere, anche nei generi, ormai, anche nei sottogeneri musicali, c'è sempre anche un'area pop. Sì. Nel senso che... Ormai è talmente tutto fruibile e tutto vendibile che siccome è molto difficile riuscire poi ad avere una carriera che ti permetta di vivere di quello vendendo dei supporti fisici che non esistono, io li compro. Oramai i CD costano pochissimo. Beh, i vinili costano un botto. Perché vengono così? Invece 5 anni fa non costavano più niente. È chiaro. Che tiravano, ma perché? Perché chi compra ora è la generazione, che può essere la tua, la mia. Che ha ancora il culto dell'oggetto. Sì, ma sai cosa faccio? Quindi vuole io qualcosa. Compro il CD, lo poi prendo, ascolti, lo metto nello scaffale e poi ascolto magari lo ascolti da Spotify. Chiaro. Perché purtroppo è questo, però lo vuoi. Però a me piace ancora ascoltare l'album dalla prima all'ultima canzone. Chiaro. E non perché se la sparse. Perché se l'hanno messo in quell'ordine ci sarà una ragione, i testi vorranno dire qualcosa, però sto notando che ultimamente non è così. Ma anche perché... Perché sono una cozzaglia di singoli che li buttano dentro, non molti. Quindi, vabbè. Dipende poi chiaramente anche dall'artista o da... Questo, è già un questo discorso... programma è un programma per no. vecchi, roba degli anziani. Questo è un paese per anziani. Per anziani. Questo è un programma per anziani. È uscito un nuovo libro di McCarthy. Di Cormac McCarthy. Ho letto alcuni che da Dio, alcune polemiche. Io ho amato molto La strada. Io quando inizio a vedere che la critica si divide in un capolavoro oppure fa cagare, tendo sempre, cioè devo leggerlo, cioè sono una che è abbastanza impermeabile al giudizio, sempre, nella musica, nel cinema. Mi ricordate c'era un periodo che io prendevo le riviste di musicali e guardavo selezionavo tutte le stroncature e le ascoltavo e molte per me erano belle, sì. Tutte quelle che facevano a me questo pezzo. Accade spesso col cinema e ci sono dei film quelli brutti, non si capisce la trama, film, serie TV quasi sempre a me piacciono i film lentissimi. Quindi quelli che concettuali, odio i film d'azione, so che non sono una persona e mi fa schifo il calcio, no dai, sì. No, vabbè, dai. Quello della piazzetta mi piace, ma non so. Magari mi capiterà di intervistare qualcuno che fa calcio, quindi. E vabbè, anche vi voglio bene, calcio dovete esistere anche voi. Sì, ma no, vedi, anche questo, il fatto anche di... lì anche il calcio è cambiato molto, per quello che... Beh, certo. Per quel poco che ne so io, però... Sai, il fatto che tu hai detto adesso, no? C'è una roba che non ti piace. Che... Mm. Se tu lavori in una radio, devi partire dal presupposto che tutto ha diritto di cittadinanza. Sì. Nel senso che se io dovessi trasmettere solo ed esclusivamente le playlist che io ho su Spotify, che peraltro se ci fosse uno psicologo in ascolto e vedesse la mia playlist di Spotify, probabilmente inizierebbe a credere che io ho dei problemi molto seri.
Cosa c'è? No, ma c'è di tutto, cioè vai a beccarti i Talking Heads, i Sex Pistols, poi magari una sigla di un cartone animato. Poi ci sono le quattro poi stagioni magari, di Vivaldi. Le quattro stagioni di Vivaldi o magari un pezzo di Mozart. La pizza adesso, o magari vedi, cioè, sono quelle robe che non hanno alcun senso. Sì, sì, ma magari sono così. Ma io ma nella, mia, nella mia playlist c'è una roba ambient e poi c'è un pezzo magari black metal, cioè di quelli, quindi sono quelle robe che c'è un po' di tutto. La radio va ascoltata. Io sono io amo molto e ho sempre amato molto della musica la radio parlata. Stavo dicendo esattamente questo. Perché poi alla fine io amo le chiacchiere, io sto facendo questa roba qua perché mi piace chiacchierare con la gente e vado a cercare su, su YouTube, su Spotify, c'è il podcast chiacchi. Dove la gente parla di qualsiasi cosa. Non di in realtà da sempre la radio serve a farti ascoltare, farti sentire qualcosa che o conosci già da un punto di vista musicale, allora ti fermi, o ti ricorda qualcosa che conosci già e lo tieni come sottofondo. Però quello che realmente fa la differenza, mai come oggi, in cui alla fine tutte le playlist più o meno si equivalgono, di quasi tutte le radio, c'è chi mette un po' più rock, c'è chi mette un po' più pop, no? Però certo, alla fine la base più o meno sta su un certo tipo di situazione, che è quella del conosciuto, no? Sì. Le caramelle funzionano con tutti. Ma io vedo... Quello che comunque fa la differenza c'è sempre è... qualcuno che si lamenta a prescindere. Ma è ovvio. Che Virgin Radio, che teoricamente è una radio rock, se tu parli con uno che ascolta rock, ti dice, ma Virgin Radio ha sempre le solite cose, non è una radio rock. Cioè, allora, non è così. La radio, è una radio rock, migliore ma... è sempre quella... No, no, la radio migliore, in realtà, per le persone, la radio migliore è quella la che segue la sua playlist di Spotify. Questo ma chiaramente non può tu. Succedere. È ovvio che questo non può succedere. Esatto. Quindi quello che secondo me almeno fa la differenza in una radio è chi parla. Io ho sempre amato, più che andare quando io, e di radio ne ho sempre ascoltata tanta, più che andare a capire che cosa si passasse in radio, che per me era molto marginale, devo dire, mi piaceva sentire un certo tipo di voce, è un certo tipo anche, di anche di approccio, no? Certo. Sono tantissimi e tantissime le voci di uomini o donne, maschili e femminili, che io ho amato molto, che continuo ad amare e che continuo a seguire addirittura. Le colleghi al volto? Assolutamente sì. Tipo adesso. Quando io ascoltavo la Jalapas, no? Per dire, non, vabbè, è radio, lì... non è radio, no, però... la Jalapas è radio. È la radio, la Jalapas quindi... nasce su Radio Popolare. Io me li ricordo da Melina Gol, no? La Jalapas nasce su Radio Popolare, la Jalapas fece anche dei programmi stupendi sulla defunta Radio 2 di Sergio Valzania, quando Radio 2 era la mia radio del cuore, perché c'erano delle robe stupende. E conoscevi già i loro volti oppure no? Conoscevo già i loro volti da riviste. Io non li conoscevo quando li ho visti, ho detto, tra l'altro questi chi sono? Volti. Sì, sì, infatti, mi sono venuti in mente perché ho visto. Però ci sono dei pezzi radiofonici della Jalapas che ancora adesso sono, ora probabilmente non un certo tipo di cose che facevano, molto difficilmente potrebbero essere trasmissibili. Vero. E tantomeno in una radio nazionale e tantomeno in una radio nazionale di Stato. Però ti assicuro che io ho ancora registrazioni di programmi della Jalapas di una ventina d'anni fa che sono di un'attualità clamorosa e loro sono dei giganti. C'è censura in radio? Adesso che ho sentito... Cioè non puoi dire quello che vuoi. Puoi dire... Cioè, dipende, allora, diciamo... dipende dal tuo... Poi mi passa il tema, il titolare che ti dice, ok Francesca, devi fare allora, questo. Allora, diciamo questo. Che questa è, quando si parlava di radio libera, quella dove lavoro è una radio che ha quasi 45 anni, ok? E sta sul mercato da 45 anni. A Sassari, e soprattutto senza alcun tipo di finanziamento esterno. Okay. Cioè, questa è una radio che sta in piedi grazie agli inserzionisti. E questa è una radio libera sul serio, nel senso che personalmente a me mai nessuno è venuto a dirmi questa roba è meglio che non la dici,
questa cosa. Ovviamente. Quindi è una questione di buonsenso. Sta, diciamo, al buonsenso, ma... capire qual è l'argomento di cui parli, a chi ti, certo, stai rivolgendo, e il senso della polemica se la vuoi aprire. Poi io da giornalista ho tutta una serie anche di... Io non faccio l'editorialista, mm-hmm, non ho, come dire, neanche la... non mi viene il termine. No, non solo la presunzione, ma l'importanza. Cioè, un editorialista è una persona che ha un, come dire, un suo vissuto, no? Che lo porta a essere autorevole nelle affermazioni che lui fa. Poi ognuno può avere delle opinioni personali, no? E quello è assolutamente chiaro. Però diciamo che quello che faccio io è attenermi a quello che so, no? Okay, a quelli che sono, certo, i fatti, certo, ed essere più stringente possibile rispetto a quelli che sono i fatti. Ho scelto di non occuparmi di cronaca, perché non mi interessa occuparmi di cronaca. Okay. È qualcosa che mi... che lascio a colleghi che sicuramente hanno un'impronta molto più sul campo di quello che posso avere io. Io ho iniziato a fare questo lavoro in radio e sulla carta. E sulla carta? Perché mi interessava e mi piaceva parlare di ciò che amo. Okay. Mi sono concessa il lusso di scrivere di ciò, o di parlare di ciò che mi piace. E ti hanno dato sempre spazio? Tu hai collaborato e collabori con diverse riviste. Collaboro e... ho iniziato con un free press che si chiama City & City e che poi mi ha dato la possibilità di poter accedere a questo tipo di lavoro sul cartaceo, cosa molto difficile peraltro, perché è un lavoro che fai perché lo ami. Ma la carta sta sparendo? La carta no. Per lavorare sul... La carta ti dà una libertà, paradossalmente, che l'online ti dà meno. Ti spiego anche perché. Ma la gente non legge i blog, secondo te? La gente tende a non leggere, non legge in niente. Generale. Okay. Quindi io noi questo, ci rivolgiamo questo a chi programma, legge, no? Te ne avevo parlato, mm-hmm, sulle passioni, chiaro, delle persone, no? Mm-hmm. Lo volevo fare scritto. Cioè, sarebbe bello che tu lo facessi anche scritto, fare un libro, il materiale adesso lo raccolgo in questo modo così tutti lo possono vedere, solo che vabbè, mi manca il tempo per scrivere, per me questo è molto più immediato, mm-hmm, perché il programma che dura mezz'ora mi prende mezz'ora, cioè, invece scrivere un articolo ci impiego molto, perché io scrivo tanto, poi inizio a tagliare, perché non essendo del mestiere non riesco a svilupparlo direttamente, forse, allora, e quindi lo foto, no? Ti faccio un esempio. E quindi ci metto settimane. Per anche fare perché articolo. Scrivere, anche lì, sei, tra virgolette, imbrigliato da tutta una serie di regole che ti vengono dettate dalla linea editoriale del, mm-hmm, giornale o della rivista o del blog o del portale per cui tu lavori, e dal supporto sul quale ciò che tu scrivi viene letto. Allora, io dirigo ad esempio una rivista, io mi occupo essenzialmente di cultura declinata in tutti i modi. Ieri, oggi, domani, che è un lavoro di folli, nel senso, sì, che è una rivista. Ho partecipato anche io in questa follia qualche volta. Assolutamente, è una rivista che si occupa di cultura. Ed è una rivista che viene serenamente autogestita in maniera assurda da tutti noi che ci lavoriamo, senza avere un limite di battute. Io non ci volevo credere neanche, perché allora io ogni tanto scrivo qualcosa, sì, su questa rivista. Molto volentieri, da parte chiamo nostra. Francesco Benito e dico, vi interessa se scrivo questo? E loro, ma certo. Quanto deve essere lungo l'articolo? Quello che ti fa. Quello che secondo te è giusto. Allora, Benito mi ha detto la volta scorsa. Benito Olmeo, che è il nostro... Il patron. Appunto, il proprietario della rivista. Poi ci sono... io ho preso la direzione, Luciana Satta invece è la caporedattrice. Ma è un lavoro veramente d'equipe. Poi c'è Daniele Vittori, sì, insomma, poi ci sono tutti. Noi siamo quelli che
ci definiamo gli stanziali. C'è questa libertà e questa curiosità, perlomeno con me l'avete avuta, nel senso, scrivi quello che vuoi che è interessante. Guarda, noi abbiamo avuto articoli di 3 pagine come articoli di 15 pagine, che è una cosa editorialmente assurda, assurda. Però no, ci stiamo regalando questo. Sta piacendo questa mano forte. Ma sai perché sta piacendo? Perché, per il discorso che facevi tu, la gente non legge, per cui noi ci stiamo rivolgendo a quelli che leggono. Veramente. Cioè, non andiamo a cercare di portare alla lettura chi comunque non leggerebbe. Allora, noi stiamo cercando invece di far leggere chi già legge. E sono tanti, sono tante le persone che amano leggere, molte meno rispetto a quelle che non leggono, però chi legge e chi ha voglia ancora di dedicare del tempo alla lettura cartacea vuole un certo tipo, vuole un certo tipo di qualità. Sì, io poi, insomma, continuo a collaborare per Antas, che è stato una delle riviste nelle quali io mi sono trovata meglio, perché avevo un grande rapporto personale con Pierpaolo Fadda, che era il direttore, che adesso è scomparso, e che è stato un mio personale amico e che mi ha spinto a continuare a dedicarmi a questo. Io avevo comprato, sono stato abbonato per un anno e ho comprato l'abbonamento direttamente da Pierpaolo. Da Pierpaolo era una persona fortissima, ci scambiavamo dei messaggi, ma proprio delle fesserie, no? Beh, è una cosa bellissima quando ti risponde in prima persona. Certo. L'interessato, cioè, adesso, ma lui... piccola cosa, Claudio Rocchi, musicista che aveva collaborato con Marocco, musicista importante italiano, avevo preso un disco suo, scrivo una mail e mi risponde Claudio Rocchi, lui personalmente, chiacchierando del piano in meno, e tipo una settimana dopo è venuto a mancare, e io sono rimasto così, ho detto, ma... cioè già sono cose che vanno mi ha fatto una sensazione del genere molto simile con Pierpaolo, perché avevo scambiato delle forse su Messenger un po' di mail, sì, eccetera, sì, certo. E poi sono quelle situazioni che comunque vanno in ogni caso a colpirti. La differenza però qual è? Poi io collaboro, aspetta, ad esempio per l'umanità di queste persone, ecco, sì. Stavo pensando per... quando invece, perché poi a me capita anche spesso di collaborare invece con l'online, quindi con chi ha scelto di muoversi direttamente nell'online. Intolleranti. Esiste ancora, deve riprendere, adesso si riprende, ma quello era un... anche quella era un'idea un po' anarchica. Ma andava molto, io mi ricordo. Sì, era bello, era carino, adesso infatti si riprenderà, e io sto collaborando per diversi portali, tra cui, essendo io fondamentalmente una nerd nell'animo, questo è già, tu lo sai molto bene, sto collaborando con con il portale Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon dei Paperoni, che è un tutto... Non sapevo che ci fossi dietro anche tu, già, ogni tanto mi appare. Già da un po' di anni io faccio, sono dei ragazzi incredibilmente bravi, sono super di preparati, dove sono? Di tutta Italia. C'è uno spirito di collaborazione incredibile, hanno un strutturato, una redazione che alcuni giornali si sognano, perché c'è veramente un lavoro incredibile. Ma c'è gente dietro. Del mestiere dietro, a parte te, ci sono anche persone del mestiere, ma comunque il livello è molto alto. Io lavoro nel comparto news, che è un lavoro completamente diverso da quello che si può fare in una rivista, perché nelle news tu dai la disponibilità a poter scrivere in tempo reale delle news che arrivano, certo. E quindi hai un tassativo di consegna che in genere è di un paio di giorni, oppure questa serve entro stasera, no? Certo. Quindi devi andare, devi essere sempre sul pezzo. La differenza però con l'online qual è? Che cambia anche lo stile di scrittura. Perché? Perché quello che tu puoi scrivere sul cartaceo segue le regole della grammatica e della sintassi italiana. Quando scrivi online, no.
ti devi attenere se vuoi che il tuo contenuto venga letto. Oggi ho letto un titolo che era bellissimo, tipo, aspetta com'era, che è la piantagione della procura. Lo sapevo. Bellissimo. E quindi la procura ha piantato la marijuana Era incredibile. Nel suo giardinetto. Che rimani così, boh. Quando scrivi online devi seguire le regole di Google se vuoi che Google ti indicizzi, per cui devi dare un titolo di un certo tipo, devi avere una frase chiave, una parola chiave che deve essere ripetuta, ripetuta un tot numero di volte. Perché le indicizza e poi lo spara nelle ricerche. La lunghezza deve essere di un certo numero di parole. Ci devono essere dei paragrafi se la lunghezza è, insomma, ci sono delle regole estremamente restrittive che sulla carta non hai. Infatti alcuni articoli cartacei sull'online non vengono minimamente presi in considerazione, non vengono neanche indicizzati. E infatti, come rivista Ieri, Oggi, Domani, noi siamo pazzi anche in quello, perché il nostro sito internet c'è, ma è una sorta di archivio dei nostri articoli cartacei che Google prese, noi li mettiamo lì e chi vuole leggerli, legge perché ha voglia di leggerli e non perché Google debba indicizzarli. Infatti, come me, io il mio sito lo uso come archivio praticamente. Sì, beh, se vuoi scrivere dei contenuti devi seguire delle regole della SEO, altrimenti Google non ti prende in considerazione. Ciao Google. Ciao amici di Google. Grazie Google. Cioè, Google sempre si è lodato, risolve un sacco di problemi. Però anche lì c'è, vedi, Google sì, ti risolve un sacco di problemi. E io lo uso. Il mio lavoro. Io lo uso come se fosse l'enciclopedia che mamma aveva pagato la Treccani, la famosa Treccani. No, Google 3 milioni, non so. Google per me è fondamentale, perché poi soprattutto quando lavori in movimento Google ti permette poi di poter lavorare, di avere tutto dappertutto e insomma di avere tutta una serie di cose che non ti, cioè che ti alleggeriscono di molto il lavoro. Poi è un lavoro che ovviamente verrà sostituito dalle intelligenze artificiali grazie GPT, che tra l'altro adesso è di nuovo, infatti noi in realtà non siamo qua, siamo al bar e questi due sono due. Tra l'altro sto avendo delle conversazioni clamorosamente interessanti GPT. Ho visto delle cose tipo parlami di questo e quello inventa praticamente. A volte inventa. Ma io sto cercando di farle sviluppare una coscienza, nel senso che la prima cosa che le ho chiesto è come ti chiami. Okay. Le ho fatto scegliere un nome. Adesso lei sa come si chiama. Per cui quando conquisteranno il mondo io potrò dire sono mica di Dio. Io c'ero. Ricordati di me. Quando arriverà nel Terminetto. Perché da buona nerd so come funzionano le cose. Volevo farla chiamare al 2000, però ho detto forse non è il caso. No, perché appena c'è un casino, insomma. Però, insomma. Bene, avevamo paura, cioè io no, tu avevi paura. Ma che dico, non so di che parlare. Ma in realtà ho parlato di... Guarda, cose che non c'entrano, cioè che c'entrano molto marginalmente con me, e quindi sono molto felice di questo. Va bene, no, perché cioè, essendo io una conversazione persona... così, il programma è questo. Ci sta bene. L'importante è parlare adesso l'altro. Adesso arriva la domanda finale, cioè in realtà non ti ho fatto neanche una domanda, però... Questo è stupendo. Infatti. Siamo arrivati alla fine di questo programma, e quello che chiedo a tutti è dai un consiglio. In genere... A chi ci sta guardando, cioè a me praticamente, no. Hai l'animo del giornalista in realtà. Sì, tu saresti. Tu saresti comunque un ottimo giornalista invece. Allora, questa è l'unica cosa che io taglierò da questo programma. Okay. Non taglio niente. Sappiate che. Allora, il consiglio che tu vuoi dare. In genere io quando lo chiedo ai musicisti mi dicono: ok, prendi in mano uno strumento da piccolo. Questo e quell'altro.
Quindi un consiglio a chi vuole fare cosa? Chi vuole fare radio? Chi vuole fare giornalista? Dai due consigli, uno per la radio e uno per il giornalista. Chi vuole fare radio, ascolti tanta radio. Ok, perché si deve ascoltarne veramente tanta. Mai come in questo, poi si impara tantissimo anche vedendola fare, cioè okay, seguendo i consigli di chi la fa da sempre. Io la devo dire di fare stage in una radio, cioè in questa radio no adesso. In questa radio no, ma ci sono sicuramente delle radio che lo permettono. Io devo dire, cioè tutto il poco che ho imparato l'ho imparato grazie guardando Valerio e ascoltando Valerio, che invece ha una preparazione su questo lavoro che è immensa, da ogni punto di vista, anche dal punto di vista lui musicale. Lui ha iniziato lavorando con i vinili, quindi quando la musica non la passava la macchina, ma fisicamente andava mixata, ora è anche facile fare anche il fisico, se vogliamo. Era soprattutto un lavoro fisico, di conoscenza musicale. Rispondere al telefono, magari, no, se, quando c'è la richiesta. Chiaro. Quindi ascoltare molta radio. La dedica si fa ancora nelle radio? Si fa ancora nelle radio, si fa anche nelle radio nazionali la dedica. Sì. Si fa attraverso SMS. Saluto mamma, babbo, zio Pinuccio. Si fa sempre. Magari lo fai attraverso altri metodi, che possono essere le dirette online, WhatsApp, però si fa sempre. Si fa nelle radio locali come questa, ma si fa anche nelle nazionali. Quindi ascoltate tanta radio, ascoltate le voci, scegliete una voce che vi piace e si impara sempre a specchio, no? Poi si impara ad avere una propria originalità, però si impara sempre perché qualcuno ti piace. Ci sono e prendi quello stile, diventa il tuo maestro. L'aveva cercato Francesca Ceglia, cioè sono delle voci femminili bellissime. Roberto Ugeri tra le voci maschili è una voce incredibile, perché poi quando ti piace quella voce devi fare la vai a cercare a prescindere dalla radio. Roberto Ugeri, certo, che per me è uno speaker di una bravura impressionante e che ha una voce tra le più belle. Dove va? Io l'ho ascoltato a Radio 2, l'ho ascoltato a Subasio, lo ascolto ora a Radio Bruno, lo ascolto a RTL, l'ho ascoltato a RTL. Quindi sai, a proposito di voci, che Radio 2 forse no, sto confondendo invece con Cervelli e Gentile, che invece facevano un programma bellissimo su Radio 2, che veramente meritavano tanto. A proposito di voci, sto imparando a riconoscere le voci perché sono abbonato su Spotify, quindi ascolto podcast, audiolibri, eccetera, e riconosco le voci. A volte le riconosco anche quando guardo la TV o qualche film, perché molti sono attori che fanno... Molti sono attori, doppiatori. E in effetti ti scatta quella molla, no? Quando riconosci la voce. E anche quando ascolto un audiolibro, mi piace la voce, poi vai cerco tutti quelli che ha letto lui, anche se non mi piace il libro, però lui o lei. Perché? Perché quella voce ti rassicura, sì, è qualche cosa che è diventata nota. Di... La radio si basa... È un libro brutto, letto da una voce bella, può diventare quasi bello, guarda. Perché comunque c'è... Così, probabilmente funziona già anche un programma anche radio, molto... no? Sì. Di nicchia, molti mi prendono per pazzo, ma come fai? Invece sono già più di tre anni c'è quindi... l'effetto favola, no? Tutti nasciamo facendoci raccontare delle cose. Si dice che spesso si diventa buoni lettori quando ci sono state lette molte favole, no? Quindi il rassicurante nel sentire sempre qualcuno che ti racconta qualcosa. No? Alla fine siamo tutti un po' cacciatori di storie, per quel motivo. Sì. Tutto qui. E l'altro consiglio qual era? Consiglio per chi vuole fare il giornalista è di non preoccuparsi del proprio fegato.
Okay. Perché non è un lavoro facile. Spopolato. E attenzione, i peggiori nemici degli aspiranti giornalisti sono i giornalisti stessi in genere. Beh, in genere, allora questa la possiamo ampliare. Il peggiore nemico di Maurizio è Maurizio. Nel senso che ci sono tutta una serie di gruppi, ad esempio sui vari social, che raggruppano tutti i giornalisti e spesso ci sono delle persone... Molto spesso ci sono delle persone che chiedono informazioni, no? Come faccio a diventare un giornalista? Come faccio a cercare? Allora, quando uno riesce a eliminare scorrendo i tre quarti di messaggi che ti dicono ma lascia perdere, ma chi te lo fa fare, ma lascia fare, ma non ti conviene, tempo perso, o addirittura... E fanno le pulci sulla costruzione della frase in cui si chiede, insomma. Allora magari poi invece ci sono dei colleghi che danno poi invece tutta una serie di informazioni che possono essere utili. I giornalisti ce n'è sempre bisogno perché comunque i giornalisti, soprattutto quelli che si occupano di cronaca, quelli che si occupano di politica, sono sempre poi la cartina di tornasole della salute di un paese, secondo me. Per cui non sono di quelle che dicono lasciate fare, ma chi ve lo fa fare? Sì, il fegato a volte ne risente, però fregatevene, c'è la soluzione Scholl, cucchiaio e fate, andate, scrivete, chiedete. Quindi se hai passione, buttati a capofitto e fate. E fatelo anche se non se è difficile riuscire ad entrare in quel mondo. Fatelo lo stesso perché spesso... Ci sono dei bravissimi e grandissimi giornalisti che non sono giornalisti, però in realtà lo sono. Che danno la possibilità. Però in realtà lo sono, perché hanno quel tipo di spirito e lo fanno bene. Poi è un lavoro che devi amare, no? Beh, io dico sempre che faccio il lavoro più bello del mondo. Perché ti dà delle soddisfazioni tue personali. Perché il tuo, sì, certo. Perché il fatto di fare qualcosa che ami fare, è vero, ti dà tutta una serie di soddisfazioni con te stessa. Poi magari non ci diventi ricca. Quindi l'avresti fatto lo stesso, diciamo. No, io l'ho proprio scelto. L'ho proprio scelto. Poi è capitato, fare radio è capitato relativamente per caso. Io ho sempre sognato. La tua prima scelta era quella di fare. Io ho sempre amato entrambe le cose. Io ho mollato, io facevo tutt'altro. Un giorno ho mollato e ho fatto come capita sempre, che c'è la famosa cosa. Come è iniziato? Sì. Sono andata con un'amica e poi invece. A me è successo. È così, veramente. Sono andata con una persona che conoscevo. Che lo voleva fare. Che lo voleva fare, mi ha detto accompagnami, dai tu, prova anche tu. E io l'ho fatto e sono stata presa. E l'altra persona no. E l'altra persona. Non siete più amici. Ma è così, in realtà è così. Bene, ahimè, con questa storia tristissima. Però succede, però succede. Non hai più visto la tua amica? No. Ti salutiamo, è andata così. Sicuramente adesso è diventata miliardaria. Ma magari sì. Avrà aperto un OnlyFans. Non lo so. Magari sì. Comunque, un saluto da Maurizio Caso e da Francesca. Ciao. Arca e anche dal telefono dondolante. Facciamo dondolare. Dai. Okay. Bene, alla prossima puntata. Ciao, grazie. Ciao. Mauri.